C'è stato un Lanciano chiaramente forte, questo è indiscutibile. Mettici poi che il Sulmona non è sceso in campo, quindi l'eccessiva composizione della rosa in ragazzi ha generato poi un timore reverenziale eccessivo. Questo chiaramente non può essere da scusante. Anche i ragazzi devono imparare, se vogliono giocare a calcio a certi livelli, devono imparare anche a tenere botta in queste situazioni. Così il tecnico dell'Ovidiana Sulmona, Sergio Loré, dopo la pesante sconfitta al Guido Biondi, in una gara che ha visto la sua squadra soccombere subito. Prendere un gol dopo 1 minuto e 20 è il presagio proprio di una disfatta, nel senso che non è stato il gol a far degenerare la partita, ma è stato proprio il nostro atteggiamento. I ragazzi sono entrati in campo impauriti. La scelta di giocarsela a tutti i costi contro una squadra di un altro pianeta forse ha contribuito a far crescere il bottino dei gol del Lanciano, ma per il tecnico Loré non c'erano alternative. Perché tanto poi dopo, come vedi, non te la giochi, perdi lo stesso, quindi non avevamo nulla da perdere prima. E non abbiamo nulla da perdere oggi, insomma. Per l'Ovidiana Sulmona è stato il primo KO della gestione Loré al cospetto delle tre partite precedenti. Quindi perché? Ti giro la domanda, perché secondo te bene con le squadre di categoria, timore reverenziale nei confronti dello stadio di Serie B, squadra importante, società importante, e i ragazzi oggi hanno deposto le armi prima di giocare, eh? È così chiaro che, premetto, la responsabilità se l'assume tutta l'allenatore. Sergio Loré invita ora a mantenere alta l'attenzione per non dimenticare quanto di buono fatto finora. I ragazzi devono rimanere tranquilli, dobbiamo immediatamente dimenticare, la gara, il segreto è tutto qua. L'obiettivo è quello di non abbassare la concentrazione per preparare al meglio il turno infrasettimanale di giovedì 1° novembre al Palozzi contro lo Scafa. Dobbiamo arrivare con la testa sgombera.